Bella B! Bella G! Oggi continuiamo la serie sui dati del Trackman, FlightScope, Foresight e tutti gli adesso altri. Adesso li citi tutti, visto che l'altra volta dai, non basta, li sapevi. Basta, basta. E insomma, tutti questi strumenti di rilevazione che permettono di sapere tutti i dati riguardanti la testa del bastone, lo shaft, perché il FlightScope prende l'accelerazione e la velocità anche dello shaft. Quindi molto interessante per fare fitting, per esempio, che altri non prendono. Insomma, tutti questi fantastici dati sulla palla, assolutamente la cosa più importante. Solo. Noi quella tiriamo, ricordiamocelo. È la palla che va verso la buca, non il bastone. Forse. Io ho visto bastoni volare a volte anche più lontano della palla. E come erano lanciati? Con vari modi, alcuni un po' con il movimento dal basso verso l'alto, altissimi. Io secondo me faccio fade anche con quelli. Ma secondo te ci sarà il launch monitor che riuscirà a prendere la zolla nel futuro? No. Dai, zolling contest, chi tira più lontano la zolla? Flapping contest. La flapping contest. Vabbè, secondo persi come al solito 6 ore per chiacchierare così amabilmente. Perché ma di che dato parliamo quest'oggi? Oggi parliamo dello smash factor, che in qualche modo io reputo, ve lo dico già subito così, scaldiamo l'ambiente. Anticipi. Anticipo che è, secondo me, il dato più importante in assoluto da guardare. Molto interessante. Devi sapere bene come viene generato, perché se no può dare dei falsi positivi, fra virgolette. Allora, innanzitutto, che cos'è lo smash factor? È un rapporto di velocità tra la velocità di partenza della palla e la velocità della testa del bastone al momento dell'impatto. Esatto. Quindi, fondamentalmente, grazie al fatto che sia la testa del bastone che lo shaft che la palla hanno delle componenti elastiche, questo rapporto è superiore a 1. Vuol dire che se io passo a 100 con la testa del bastone, la palla non partirà a 100 o a meno, ma partirà più di 100. Il che significa che il rapporto tendenzialmente sarà 1, qualcosa. Sai che io potrei andarti sotto l'1, secondo sì, me. Sì, capita a volte. No, potenzialmente si può andare sotto l'1 in caso di colpi estremamente tagliati, quindi sì, magari un lob molto esagerato ha la faccia del bastone, la testa del bastone che passa più veloce di quanto non parte la palla, perché la palla viene presa praticamente di striscio. Esatto, bravo. Infatti questo secondo me è il primo parametro da prendere in considerazione, ovvero che ogni bastone, avendo una gradazione diversa, tende e in realtà anche un angolo d'attacco di solito diverso, perché i ferri tendenzialmente hanno un angolo d'attacco tra il piatto e il negativo, vuol dire che arrivi dall'alto verso il basso. I legni e soprattutto il drive tendenzialmente si spera, e è meglio, però non è detto, ci sono professionisti che hanno, ce l'hanno negativo, però tendenzialmente si dice che è meglio tra il piatto e il positivo, vuol dire che devi arrivare dal basso verso l'alto, ok? Quindi quello insieme al loft, cioè a quanto è aperto o chiusa la faccia del bastone, influenza moltissimo la velocità di partenza della palla, perché giustamente, come dicevi tu, estremizzando, se taglio molto la palla, è chiaro che non riuscirò a dargli tanta velocità di partenza, perché molto sarà legato al fatto che la palla scivola sulla faccia e gira tantissimo su se stessa, quindi parte dell'energia va nello spin. L'energia viene dispersa in rotazione della palla. Esatto, mentre più chiudiamo e quindi diciamo arriviamo al drive, i drive più chiusi permettono un trasferimento maggiore, quindi sarà lo smash factor comincerà a crescere. Dando un attimo un parametro giusto per capirci, di solito la pratica si fa con il ferro 7 o il 6, diciamo ordine di grandezza, e con il drive, ok? Quindi tendenzialmente il ferro 7/6 per un giocatore medio, diciamo che già un 1,30 è un buon parametro di smash factor. Quindi la palla parte 30% più velocemente rispetto alla faccia del ferro 6. Bravissimo. Per arrivare al drive, che come limite massimo assoluto per una questione anche di calcolo e di coefficiente di restituzione che è contingentato sul drive, non può superare l'1,53, ok? Questo è un dato limite. Diciamo che un buon drive di un dilettante è intorno all'1,45, insomma è già un bel drive. Ricordiamo però, fondamentale una cosa, se prendete i dati
con le palle del campo pratica, la palla del campo pratica per definizione è fatta per andare di meno, quindi sfalsa molto sia lo spin rate, cioè quanto gira la palla su se stessa, ma anche parte un po' più piano, ha un coefficiente di restituzione proprio elastico diverso, peggiore. È fatta per assorbire meglio gli urti, per durare di più, ma di conseguenza è un po' meno performante. Esatto, quindi che cosa bisogna fare? Bisognerebbe avere sempre il dato con la palla con cui si gioca. Cosa succede però quando vai a praticare e hai la fortuna di avere uno di questi strumenti per analizzare la tua velocità, tutti i tuoi parametri, compreso quindi lo smash factor? Quasi mai, a meno che non sei indoor, puoi giocare la tua palla. Allora, molte di queste macchine, quasi tutte, hanno una funzione che si chiama normalizzazione, ovvero fondamentalmente viene inserito nell'algoritmo un ricalcolo sulla base di una palla media di campo pratica e di una palla media da campo, e questo ti permette di vedere magari il tuo smash factor da 1,30 passare a 1,35, perché lui calcola che con una palla migliore teoricamente dovresti fare quello. Ma è il teoricamente che ci frega. Perché? Perché la cosa migliore in assoluto, dato che quelli sono standard e un po', passatemi il termine, dozzinali, la cosa migliore sarebbe fare una prova fisica con il ferro 7 e con il drive e vedere rispetto alle palle del campo pratica dove pratichi e prendi i dati e la tua palla che differenza c'è, in modo tale da sapere, ok, so che lo spin aumenta o diminuisce di un X, so che lo smash factor, quindi la velocità di partenza della palla, perché è quella che cambia la velocità della testa del bastone sulla palla stessa, sei tu, quanto fa influire di questo parametro. E quindi diteci quando fate questa prova in campo pratica, tirando le prove 1 in fondo al campo pratica, che noi andiamo a recuperarle. Esatto. Beh, io per esempio, che sono un po' malato di questa roba, a inizio anno faccio sempre un po' di test, in modo tale da avere tutto un ricalcolo, e poi in fase di lavoro con i vari giocatori chiedo che palla giocano, perché a seconda del tipo di palla c'è un riparametro sia dello spin che della velocità di partenza, in realtà anche un pochino di quanto parte alta la palla, quindi il launch angle, per capirci, ma anche di questo poi parleremo. Hai fatto un po', hai un'idea di massima di quanto va di meno una palla di pratica rispetto a una palla? Sì, allora, parlando dello smash factor, che è quello di cui parliamo oggi, diciamo che se un ferro 7 preso molto bene può fare 1,35, quindi con una palla giusta, quella da campo, con la palla del campo pratica sta intorno all'1,30, ok? Più o meno, ordine di grandezza, sulla velocità di partenza. Poi in realtà influiscono tutta un'altra serie di parametri, quindi non avrai un po' meno del 5% di perdita, ma in realtà poi sulla distanza ne perdi molta di più. Mentre sul drive, chiaramente, essendo un po' proporzionale, ne perdi un pochino di più, quindi sta intorno allo 0,07 punti, quindi se fai 1,47 probabilmente leggerà intorno all'1,40. Questo serve perché così hai un parametro da sapere, un dato faro. Okay, e qui non potevamo che citare il nostro amico Giuseppe Minniti, che ci ha fatto un po' venire la voglia di fare questa serie di video, e che è un super cultore di tutto quelli che sono i dati, perché lui cerca i dati faro, ovvero un dato che di gli riferimento permette. Esatto, e lo smash factor secondo me è un dato che si presta molto, è un ottimo dato di riferimento che riguarda proprio il come viene colpita la palla. Sì. Quindi se riesco a colpire la palla bene in centro al bastone, con gli angoli giusti, e quindi non creo eccessive rotazioni laterali alla palla, non creo eccessivo spin rispetto al bastone che sto giocando, e non creo rotazioni della testa del bastone lateralmente, perché la palla colpita magari in punta, in tacco, fa ruotare il bastone e perdere quindi efficienza del colpo, avrò uno smash factor più alto. Esatto. Però, come dicevamo all'inizio, bisogna capire cosa può far cambiare questo parametro per essere sicuri di non leggere un buon dato anche quando fai un brutto colpo. Perché, per esempio, se fai top con un bastone medio-corto, quindi per esempio col ferro 7, potresti leggere uno smash factor molto alto. Perché? Perché la palla parte dritta per dritta, senza spin, e quindi per assurdo, nonostante tu non stia usando colpendo bene la palla, sì, la palla parte molto forte.
infatti il ferro 7 classico toppato va più lungo di un ferro 7 preso bene. Infatti il colpo più lungo della giornata solitamente è un'uscita dal bunker presa di lama. Esatto, perché hai tanta velocità di passaggio, teoricamente dovresti far scivolare la faccia sotto la palla, invece la colpisci nel centro, nell'equatore, e la tua palla finisce dentro al bar. E scopri che probabilmente sei più lungo con la lama del sand che col drive. Potrebbe essere il caso di partire il T1 con la lama del sand. Questa ci facciamo un spara e spera. Che dici? Oh, mi piace. Spara e spera, palla toppata contro palla col drive. Quale andrà più lungo? L'altro parametro, per esempio, che può sfalsare molto lo smash factor, sempre perché è molto legato all'angolo con cui il bastone arriva, quindi il loft del bastone, se arrivi per esempio facendo un pull gancio, ovvero arrivi dall'esterno con la faccia chiusa, quindi a quel punto non avrà più il loft di un ferro 7 ma magari di un ferro 5, di un ferro 4, la chiudi ulteriormente, quindi la palla prende poco spin, quindi parte velocissima, e infatti anche questi sono i classici colpi che finiscono lunghi a sinistra, di solito nel bosco, in posti ingiocabili, in posizione Z-meno-meno. Esatto, le famose Z-meno-meno. Quindi una volta capite un po' queste cose, è ovvio che se vedi una palla che parte tutta a sinistra e fai 1,40 di smash factor ferro 7, gridi al miracolo, ma nella realtà è una schifezza. Ma basta puntare adeguatamente a destra e alla fine il colpo va anche forte. Sì, infatti, questo ci facciamo un altro video, perché io ho la mia teoria che se un giocatore all'inizio giocasse in pool farebbe molta più strada. Poi difficile un po' da gestire, però... Sì, diciamo che un ferro 4 poi diventa un po' importante da colpire, però vabbè, si può... Ma che te frega, intanto hai un ferro 7 lunghissimo. Puoi fare la sfida di chi tira più lungo il ferro 7, perché hai uno smash factor altissimo. Esatto. Qual è il tuo smash factor sul drive? Ah, urca. Allora, ho fatto una sessione di prova proprio un po' di tempo fa, indoor, per provare i nuovi drive che mi sono arrivati da testare, e ho fatto un regolarissimo 1,49 di media, che è, dato che avevo la palla con cui gioco, quindi è una bella provi, non è un segreto, gioco una provi, ha fatto quasi 1,50, ho fatto dei picchi, ho fatto qualcosina sotto, perché poi dipende un po', ripetiamo, da dove la prendi, perché al centro del bastone performa al meglio, quando la colpisci appena fuori dal centro, sopra, sotto, a destra, a sinistra, chiaramente si perde un pochino di efficienza proprio della dinamica e di restituzione del testa del bastone. E ti dirò che anch'io sono intorno a quei valori lì. Io per fortuna, perché andando a 1 all'ora col bastone, riesco a prendere abbastanza centrale, ho anche un angolo d'attacco relativamente ascendente, quindi riesco, diciamo, a performare abbastanza col, sì, come distanza sul drive, e quindi sono anche intorno all'1,50. Il problema è la cavalleria che... Rusticana. Che la non cavalleria c'è, rusticana, e quindi manca. La palla parte forte, ma... Non fortissimo. No, beh, allora, questo è un parametro importantissimo, perché? Perché tante volte i giocatori si focalizzano sull'aumentare la velocità di passaggio del bastone, della testa del bastone. Nella realtà, se ottimizzassero invece al meglio lo smash factor, quindi il rapporto con cui riescono a far partire velocemente la palla, quindi il punto d'impatto, l'arrivo del bastone e tutto, probabilmente avrebbero dei vantaggi maggiori che non a cercare di dargli a Badile. Perché per molti giocatori guadagnare un 10% in più di velocità è un lavoro enorme, sia sul piano, certo, tecnico che anche sul piano fisico, per guadagnare un delta relativamente piccolo. Certo. Mentre per quel tipologia di giocatori che magari hanno errori grossi nello swing o un'attrezzatura non tarata giusta per loro, guadagnare un 10% di smash factor non è un lavoro così impressionante, anzi. Dipende da che livello sei. Se sei già un ottimo giocatore che colpisce sempre comunque piuttosto bene la palla, hai uno smash factor piuttosto alto, palesemente è difficile aumentarlo oltre un tot, proprio fisicamente non si può. Mentre invece se per caso ce l'avessi un po' bassetto come dato, io lavorerei molto di più su quello che non sul cercare di aumentare la velocità, anche perché la velocità spesso è legata a un timing che va un po' a meretrici e a una difficoltà di gestione proprio dello swing, quindi si va un po' fuori giri, mentre invece un bello swing ritmato con un bel contatto di palla genera una velocità di partenza della palla buona anche senza staccarsi le clavicole per volare. Che è il motivo per cui tanto si vede in campo pratica quel giocatore che fa quel bello swing lento, dolce, e gli partono delle fucilate lunghissime, riesce a ottimizzare al meglio il proprio swing. E voi? Sapevate cos'è lo smash factor e come si cambiano in funzione appunto dei bastoni che andate ad usare? E soprattutto conoscete i vostri valori di smash factor?
Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta!